Sì, lo so. Volete andare a vedere la carriera e la fine di questo calciomercato assurdo, mostruoso, strepitoso, ma prima fermatevi. Sono qui per regalarvi 100 euro. Ho trovato questa applicazione fighissima che si chiama Shpock e adesso ve la vado a far vedere. È gratuita, quindi la potete scaricare assolutamente in frettissima. Prima di iniziare a vedere di cosa si tratta, qui sotto in descrizione trovate i link per scaricarla gratuitamente sia su iOS sia su Android. Io nel dubbio ce li ho tutti e due, ecco. Andando nella home di Shpock potremo tramite la geolocalizzazione vedere chi vende qualcosa nella nostra zona. E quindi un materasso singolo, delle scarpe da donna, un completo da bimba, un libro per bimbi, insomma tutte le cose che a me servono terribilmente. Quasi quasi quel vestito da carnevale di Biancaneve da bimba lo compro e se arrivo a 1 milione di iscritti ci faccio 10 video sopra. Però questo qua sono solamente le offerte nella mia zona, entro 1 chilometro, insomma, per tempo, per spazio. Possiamo anche addirittura usare la funzione di ricerca per andare a vedere qualcosa di più concreto che vogliamo noi. Come per esempio la maglia di Morata. Alvaro, se la Juve arriva in finale di Champions contro il Reale mi fai gol, ti giuro ti tolgo il saluto per sempre. Ma voi direte, Luca, come fai ad offrirmi e regalarmi questi 100 euro? Voglio vendere qualcosa e metteremo in palio ben due carte dal valore di 50 euro l'uno per PS e Xbox. Ma ovviamente non sarebbe una cosa ignorante se non mettessimo una foto ignorante, non sarebbe assolutamente un mio video. Ed ecco qui i due copertine con cui faremo le foto. Stiamo quindi a centrarci con la PS. Questa qui è la copertina di FIFA 6, perfetto. Perché voi dovrete andare a cercare l'hashtag Luca Toselli YT all'interno dell'applicazione di Shpock. E chi farà il commento, la battuta, la freddura più bella che riceterò, più divertente all'interno di questo post, vincerà la card per PS4 o la card per l'Xbox. Stessa cosa adesso facciamo per l'Xbox. Quindi voi, andando nella funzione di ricerca, togliendo la maglia di Morata perché ormai non serve più, e andando a cercare l'hashtag Luca Toselli YT, come vedete ci sono tutte e due e adesso sta a voi. È gratuito, avete solamente da guadagnarci. Ancora una volta passate qui sotto in descrizione, scaricate Shpock gratuitamente per iOS e Android e vinca il migliore. Voglio leggere le battute più brutte della storia. Come al solito passate qui sotto in descrizione tutti i link ai miei social network e tutti i link ai miei canali dei Brailles per farvi salutare su Instagram come Anto Zoccolari, che è stato l'ultimo a mettermi piace a una mia foto. E iniziamo subito perché c'è l'Inter da andare ad affrontare, perché c'è il mercato da andare a concludere, c'è Marchisio, ci sono Baselli, Benassi pronti ad arrivare. Adesso è veramente duro, adesso è veramente complicato, adesso bisogna pensare bene perché non si può più sbagliare nulla. Sassuolo-Inter, e ragazzi abbiamo la possibilità ancora una volta di andare a più 6 sul Napoli e mettere quasi 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 al sicuro lo scudetto, perché in questo momento lo possiamo perdere solamente noi. Tanto a Zappacosta dopo dobbiamo modificare il numero, ricordatevelo, perché il 14 non si può vedere. Oddio, il palo subito del Tanghito Banega. Adesso abbiamo rifatto completamente le corsie esterne tranne per Berardi, che è rimasto. Ancora Bernardeschi, ancora lui in area, Bernardeschi lo vuole saltare. Pellegrini riesce a registrare la carica, attenzione, ancora Bernardeschi, questa volta a destra. Bernardeschi, ancora Sturaro, prova ad andare, anche se Bernardeschi in realtà era a sinistra. Berardi, la palla che è ancora qui, Locatelli che la perde. Palla dentro, Medel, attenzione, ancora Medel, mette il cross, siamo ancora qui. Rugani, Romagnoli, la spazziamo via e poi addirittura riparte Bernardeschi, ma sarebbe stato eccessivo. Ma Bernardeschi può pressare. L'Inter viene giù veramente bene, ancora Banega, per fortuna Zappacosta sa fare le diagonali. Però dopo la sbagliamo completamente. Cosa cazzo faccio? Sono scemo, sono uno scemo. Perché ho fatto questo? Benissimo Zappacosta, poi con Romagnoli l'ho ripassata a Banega, il tiro a giro, il gol dell'1-0, idiota io. Dai Bernardeschi, bravo, corri, smarcati, vai, che era un'occasione. Ancora Bernardeschi, che la mette per Berardi, che la mette per Belotti, rovesciata! Mamma mia, sarebbe stata l'azione più bella di sempre. Murato dal difensore e la rovesciata di Belotti. Bernardeschi, Belotti gliela ridà, è entrato in area Bernardeschi, il tiro alto! Non entra, si incazza Chicco.
Ma che cosa abbiamo fatto col Sassuolo? Pellegrini con il tacco riesce a servire Bernardeschi, che prova ad andare a infilarsi nella difesa dell'Inter. Ancora Bernardeschi e Handanovic. Belotti allarga su Bernardeschi. Bernardeschi col tacco, serve Belotti e poi si smarca. La va a riprendere Bernardeschi. Ancora lui, prova ad andare verso il centro del campo, prova a servire i compagni. C'è Locatelli, si appoggia a Pellegrini. Attenzione perché è partito dentro ancora Bernardeschi. Si vuole appoggiare a Spinazzola sul mancino. La mette Spinazzola per Belotti che non riesce a tirare. Zappa Costa può spingere. Attenzione, c'è Belotti, prova a servirlo dentro. Zappa Costa, Belotti si trovavano ancora dai tempi del Torre 2. La palla è lì, non ci credo, non entra. Cioè veramente, siamo sfigati, siamo proprio sfortunatissimi, le palle non ci entrano mai. È l'ora dei cambi, anche perché sia Pellegrini che Locatelli non hanno stamina praticamente, escono sempre stanchissimi dal campo. Anche Bernardeschi non riesco a capire, ma anche Spinazzola. Ragazzi, bisogna che vi alleniate un pochino. Ancora Banega, che sembra un fenomeno, non si riesce a togliergli la palla. Banega, dai, ripartiamo con Spinazzola. Ancora Spinazzola che può portare palla, vuole andare dentro da Sturarlo, va bene. Belotti, la facciamo girare, c'è Mandragora. Mandragora che allarga tutto su Spinazzola. È partito e si è staccato Piazza. Piazza ancora lì, gli fanno blocco con il tacco, riusciamo a riservirlo. Piazza, un'azione fenomenale. Piazza alto, porca vacca. Porca vacca, che bella azione che avevamo fatto. E poi Piazza non riesce a tenerla bassa. Finisce, perdiamo una brutta partita con l'Inter. In realtà secondo me abbiamo anche giocato bene, ma ogni tanto ci sta a perdere. Ci sta una sconfitta, ogni tanto può fare quasi bene. Ci sono due mail all'interno dell'ufficio. Vediamo il Torino che cosa dice. Per Baselli vogliono ancora più soldi di quanti in realtà non ne stia offrendo. Ma non c'è neanche il tempo di rifiatare, perché c'è il Napoli da andare a affrontare. Poi c'è subito l'ultimo giorno di mercato. Ragazzi, dobbiamo correre. Tra l'altro c'è lo scontro al vertice. Noi abbiamo perso con l'Inter e il Napoli è a 3 punti. Quindi non possiamo assolutamente perderla questa partita. Andiamo a giocare al San Paolo, ma dobbiamo vincere o quantomeno pareggiare. E i giocatori sono stanchi. Cioè, non ci credo, non ci penso mai io a queste cose. Cioè, non ce l'ho proprio. È incredibile, ma sono costretto a portarmi Rashford in panchina, perché Robben, Niang e Piazza sarà l'altrimenti titolare. Eh sì, questa è veramente la partita delle partite. Qui la Serie A quasi si decide in questa nottata. L'avevo detto, lo posso perdere solo io. E in questo momento siamo quasi riusciti ad far avverare la cosa. Cipsa dentro per Mattiello, attenzione, forze fresche dalla panchina. Robben non riesce a trovare il tapin. Mandragora che si propone, Cipsa che lo serve, Rolando, non me li sbagliare, Rolando ce l'hai sul destro. E Robben quando è scattante sull'esterno, ma cosa fa Ghoulam? Solamente giallo, ecco, forse qua ho qualcosina da ridire. L'importante è comunque il calcio di rigore, ma cosa fa Ghoulam? È impazzito. E Robben si presenta sul dischetto, che è in trattativa per andare sia alla Juventus che al Torino. Robben lo spiazza e segna proprio lui. E quasi quasi, mentre lo schieravo, stavo pensando che non si può accelerare il Robben, perché ci serve là davanti, nel tridente. E quasi quasi prendo Benassi a soldi e basta. Robben ci porta in vantaggio, 1-0 a San Paolo. Ancora Mandragora, sempre Mandragora, resiste alle cariche. Ancora l'indietro per Robben, che tanto Ghoulam è ammonito. Possiamo pressarlo, possiamo sperare di rubargliela. E infatti è così, non ci sta capendo più niente Ghoulam contro Robben. Va in baie, porta il pallone, fai salire i compagni. Serve nel momento giusto, proprio come ha fatto adesso con Mattiello. Ancora Mattiello, che può spingere, e va dentro da Niang. Il tiro da fuori, la parata del portiere. Gonzalo, largo c'è Mandragora, riusciamo a servirlo, si appoggia Robben, Robben che la protegge, c'è la sua sinistra, Robben! Sommer in calcio d'angolo, no, Zielinski, proprio lui, l'ha sbagliato Milik, l'ha sbagliato, Zielinski che volevamo quest'anno, Milik che è stato vicinissimo l'anno scorso, ci graziano. Insigne, abbiamo provato a trattare anche lui, c'era anche quasi riuscita la trattativa, Insigne! Al 45esimo il Napoli trova il pareggio col suo giocatore migliore, il suo giocatore più in forma, il capocannoniere della Serie A in questa stagione, Lorenzo Insigne. Quasi una papera di Donnarumma, mi verrebbe da dire. Insigne rientra, bellissima azione di Insigne, e poi papera di Donnarumma. Niang resiste alle cariche, ancora noi dentro così per Mandragora, ancora Mandragora, sempre Mandragora, la protegge e poi tira attraverso Mandragora, porta vuota, il capitano Francesco Magnanelli. Ma che azione fantastica! La traversa di Mandragora che non ci stava. Già stavo maledicendo tutti i santi. E poi il tap-in del capitano Magnanelli. Il gol più importante della stagione. Arriva dall'uomo che più di tutti rappresenta il Sassuolo. Che esplosione di gioia, di rabbia e di forza
il mister che esulta. Ma quest'uomo al primo gol in Serie A sta regalando una favola ai suoi tifosi. No, 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 ragazzi, no, ragazzi, mamma mia, Donnarumma, cosa salva su Milik? Piazza a cercare Cipsake, però è veramente infortunato davvero. Allora perde il pallone, ancora il Napoli, che prova all'arrembaggio, prova il forcing in finale, dopo tutto è in casa, sta perdendo contro la concorrente diretta per lo scudetto. Potremmo tornare a più 6 noi, ancora Ghoulam. Prova ad allargare il gioco, Niang li insegue, Niang vuole pressare, Cipsa è infortunato e noi non riusciamo a servire qualcun altro. Ancora la palla lì, non ci credo, Caldara allarga su Magnanelli, che va dentro da Mandragora, e poi su Robben, e poi ancora su Magnanelli, ancora Magnanelli che spinge, vuole andare dentro da Niang, che vede larghissimo Piazza, e lo serve, ancora Piazza contro Isai, non l'ha mai vista Piazza contro Isai in questa partita. Adesso però deve contenere, deve tenergli il pallone, non deve farselo rubare, deve far passare secondi preziosi. Piazza non ce la fa, lotta contro due, perde il pallone e poi lo recuperiamo, ancora Cipsa, Cipsa è infortunato, la perde e poi la riconquista. Cipsa deve prendere il pallone in qualche modo. Oh mio Dio, che finale incandescente di partita. Piazza dentro così per Niang, può andarsene Niang, può defilarsi Niang, può prendere il fallo Niang, lo fa da Dio Niang. Kirikes è costretto a prendere il fallo e la munizione. E adesso teniamola qui, ragazzi. Giochiamo col cronometro. Facciamo passare questo tempo. Mettiamo la palla in mezzo a cercare qualcuno. C'è Robben che ci può arrivare. E finisce qui. 1-2 al San Paolo. Incredibile. Fantastico così. E adesso c'è da pensare seriamente a cosa si vuol fare. Vediamo. Cipsa 3 settimane. Diavolo, ma ci serve Cipsa. Non darei via Robben in questo momento, allora. Perché è difficile. Senza Robben, dopo siamo costretti a giocare con Rashford. Allora, in questo momento sono abbastanza convinto di voler prendere Benassi. Quindi facciamo un'offerta a Benassi. Non Marchisio, perché non possiamo permetterci di dar via Robben. 4 giocatori, giocatore chiave prima squadra. 4 anni, cosa vuol dire 4 giocatori? Facciamo passare quest'ora di mercato. Tra l'altro, Donsai è stato l'acquisto più costoso nel mercato. Cioè, Florenzi è stato pagato 20 milioni, impossibile. Il Torino avrebbe accettato 12 milioni e Baselli, ma avrebbe accettato anche Benassi. Cedendo Robben, vale 46 milioni Baselli. Cedendo Robben, quanto ci rimarrebbe? 12 milioni. Una decina di milioni con cui andare a prendere un attaccante. Dobbiamo fare così. Possiamo fare anche così. Facciamo l'offerta a Baselli, vediamo se l'accetta. E 83 di overall. E Benassi quant'è? Chissà. Anche perché Robben comunque scenderà, calerà tanto di overall in questo momento. E quindi dobbiamo assolutamente prendere Baselli. Dobbiamo cedere Robben. Perché voglio farlo, prendo anche Gagliardini, che purtroppo senza l'aggiornamento non è forte come dovrebbe essere nella realtà. 500.000 euro li possiamo spendere per avere un centrocampista lì a disposizione. Se ne va Robben, arriva Baselli, ma abbiamo fatto un acquisto fantastico. Robben è 12 milioni per Baselli, in questo momento Baselli è al top della forma e purtroppo non riusciamo a prendere Benassi, mi dispiace tanto. Beh ragazzi, i titolari sono questi praticamente, rimettiamo Mattiello perché così provo a comprarlo il prossimo anno. Direi di aver costruito una squadra veramente molto forte con anche un'ottima panchina a disposizione. Concludiamo queste 8 ore di mercato, proviamo a prendere anche Gagliardini. Ma guarda, proprio l'ultimo provo a fare Timo e 4 milioni per il Papu Gomez, che non si sa mai. 6 ore al termine, può arrivare anche il Papu Gomez. Sarebbe veramente bello riuscire a prendere anche il Papu Gomez per ballare insieme a lui. Il Red Bull Lipsia del Green ha accettato. E quindi può arrivare il Papu. Avanti, 5 ore al termine, 4 ore al termine. Vediamo se riusciamo a portare a casa anche Alejandro. Sarebbe una mano bellissimo, arriva anche Alejandro. Possiamo concludere qui il mercato. Abbiamo fatto una squadra capolavoro. Addirittura siamo costretti a mettere Niang in tribuna, cioè è allucinante. Abbiamo troppi giocatori forti e sono praticamente tutti nostri se non Niang e Mattiello. Che dite ragazzi? Siete contenti? Io sono veramente euforico. Baby,